Sono su Manjaro ed è la versione di Manjaro Linux XFCE ed è uscito l'anno 24, quindi è il 24.0. Esattamente è uscito il 05 14 del 2024, quindi praticamente il 14 maggio proprio di quest'anno. E ho scaricato questa immagine del sistema operativo proprio in XFCE che un tempo era praticamente l'ambiente grafico proprio predefinito di Manjaro proprio inizialmente all'inizio della sua storia. Forse è la prima volta che parlo di Manjaro su XFCE, perché ne ho parlato in altre occasioni sui tre Windows Manager, su KDE Plasma e GNOME, perché quando andate praticamente a scaricare un'immagine di questo sistema operativo che è basato su Arch Linux, ed è ovviamente una rolling release, andate sulla pagina di download e trovate alcune soluzioni come Plasma Desktop, KDE Plasma, che ultimamente ho visto che ancora è raggiunto sul Plasma 5. Ora non so se in questi giorni si è aggiornato sul Plasma 6. Avevo visto che dovevo essere già su Plasma 6, questo invece l'ultima volta che l'ho utilizzato, ma parlo di almeno 3 mesi fa, era ancora sul 5, versione 5. Sapete che Manjaro non si aggiorna tempestivamente come Arch Linux base o come tutte le altre derivate, tipo EndeavorOS che è una base pura di Arch, qua invece ci sono dei repository. Per quanto riguarda l'aggiornamento, che sono propriamente di Manjaro, quindi c'è una sorta di filtraggio dove praticamente per aggiornare il sistema operativo si fa passare un paio di settimane e si verifica se gli aggiornamenti sono affidabili, perché sapete che su Arch Linux ogni aggiornamento è fatto così, viene messo, diciamo, in circolo senza testare più di tanto, ad esempio un programma come il Firefox che sia stabile oppure no e si mette in circolo. Ad esempio io sono su Firefox 125, avendolo aggiornato già di recente, ma ancora non sono arrivato sul 126 perché Manjaro ancora il 126 non l'ha rilasciato, mentre in altre parti, altre rolling basate su Arch, Firefox 126 è già praticamente rilasciato. Vi faccio vedere la versione di Firefox per farvi un'idea, e sono sulla versione ancora 125, pur avendo aggiornato praticamente ieri. E quindi, come stavo dicendo, da questi repository per quanto riguarda l'aggiornamento, dove si fa un filtraggio e si attende, si testano le novità degli aggiornamenti, e là si vede se è cosa giusta metterli oppure no. Quindi è una rolling tra virgolette stabile. Ho già spiegato in un'altra occasione che ho parlato di Manjaro, che Manjaro è praticamente, pur volendo essere una stabile, può avere dei problemi con la pacchettizzazione in AUR. Con l'installazione della pacchettizzazione in AUR, perché possono essere anche squilibrati gli aggiornamenti in ritardo da parte di Manjaro rispetto agli AUR, e quindi, che sapete, gli AUR sono dei pacchetti che si installano presi da GitHub, dove vengono compilati nel momento dell'installazione. Però ovviamente GitHub ha degli aggiornamenti molto più istantanei di quelli che effettua Manjaro, e quindi ci possono essere dei problemi di coesistenza.
E quindi, secondo il mio modesto parere, anche secondo altri pareri, bisognerebbe stare attenti con gli aura su Maniciar. Magari non abilitarle, o se le abilitate solo in alcune occasioni, installare un programma in Aur, prendendolo dagli Aur, se proprio non le potete fare a meno. Potete ovviare andando a prendere Flatpak o Snap, installare qualche programma esterno da quel punto di vista sui pacchetti che riguardano appunto Flatpak e Snap. Io, per farvi un esempio, ho installato KDenLive in Flatpak perché si vedeva l'interfaccia grafica dei menu. Dopo averlo installato all'inizio, quello utilizzando i Pacman, però KDenLive non si vedeva l'interfaccia grafica, diciamo, non si vedeva bene, cioè il menu tutto bianco con le scritte bianche, quindi non i font bianchi, non si capiva niente. L'ho disinstallato e sono andato a prendere quello su Flatpak, e andando su Flatpak ho installato KDenLive praticamente con un'interfaccia che si vede molto pulita, ve lo faccio vedere. Eccolo, apro e vi faccio vedere che si vede nel suo vero aspetto, cioè che è pulito con i menu che si vedono benissimo. Vedete il chiaro su scuro, oscuro su chiaro. Quindi bisogna installare quando c'è ad esempio un programma come nel caso di KDenLive che è in Qt, bisogna andare a prendere magari un Flatpak o un Snap, o uno Snap, come ho detto prima. Allora, ritorniamo al fatto di Manjaro che c'è i suoi repository a parte per gli aggiornamenti, quindi è una semi-rolling, ecco. Non proprio semi-rolling, no, neanche così è giusto, comunque è una rolling un po' pazzarella, diciamo, perché vuole essere stabile nello stesso tempo in cui è rolling, quindi è una cosa quasi impossibile, però diciamo che nel suo border ci riesce, posso definirla una distribuzione borderline, cioè è sempre nella linea del pericolo, del botto. Vi faccio vedere il team di Mangiare, già guardando le loro facce, specialmente questo personaggio di qua, Philip Müller, vi fa capire che personaggi sono. Sono un po' pazzerelli. Ogni tanto si dimenticano di aggiornare il sito con la chiave SSL, e sono famosi proprio per questo triste avvenimento, dove hanno messo in difficoltà gli utenti di Rimangiaro, perché non c'era più la sicurezza nel sito proprio ufficiale di Rimangiaro, e poteva anche presentarsi come un sito che non era quello di Rimangiaro, ma un sito, diciamo, hackerato o un sito fantasma, dove uno andava a visitare il sito e si beccava qualche cosa, qualche malware nel proprio computer. E proprio nel proprio mangiare. E questi sono i tipi tosseri, no, non dico nerd perché non mi sembrano tanto nerd, sono con facce da furbacchioni, ecco, che sono proprio il team di Mangiaro. Io mi fido lo stesso, malgrado loro siano un po' così, un po' a testa di. Non lo posso dire, però sono bravissimi, insomma, alla fine sono bravi e hanno fatto un sistema operativo alternativo a tutte, sia ad Arch che a tutte le sue rolling. È un mondo a parte, diciamo, va? Di furbacchione e di altro, un po' strano, diciamo, ecco. E rischiando ho installato Manjaro, ecco. Allora, laviamo il team, passiamo sui download dove ero prima, e io ho scaricato la versione RXFC, che questa è qua. Andate a cliccare su download,
e vi parte il download, però potete scegliere tra torrent, il disco immagine, quello che ho preso, c'è dal sito stesso, insomma c'è il link, parte il link e la ISO viene scaricata, oppure il torrent o altre diciamo, destinazioni dei link. C'è il full e il minimal. Potete scegliere tra il minimal e il full, c'è il full dove ci sono ovviamente tutti i programmi di Manjaro messi dentro il sistema operativo con audio video e tutte queste cose già full. Io mi sembra che sì, ho preso il full praticamente. Dopodiché ero su DistroWatch all'inizio e qua c'è scritto il rilascio che c'è stato. Philip Mueller, che sarebbe questo bel faccione qua, ecco, Philip Mueller ha praticamente annunciato il rilascio di Manjaro versione 24, è quello che vi sto facendo vedere, e qua dice una nuova versione, distribuzione, rolling release, che come vi ho detto prima, insomma, lascia un po' così, non è proprio rolling pure. Del progetto di edizione, ha introdotto Plasma 6, quindi se vado a prendere il Plasma 6, come lo sto dicendo, allora se io scaricavo il KD Plasma era la versione già 6 a posto, era aggiornata al 6, quindi se scaricate il KD Plasma è il 6 su Manjaro da questa versione, cioè la versione 24.0 che vi sto facendo vedere. Kernel Linux 6.9, io già l'ho visto, poi vi farò vedere di nuovo. Manjaro 24 si chiama Wednesday, no, come si chiama? Wednesday rilasciato. Abbiamo rilasciato Vulcano, si chiama Vulcano. Si chiama Vulcano. Allora, si chiama Vulcano. Abbiamo lavorato, lasciato di mangiare, noi lo chiamiamo Wisney, però loro lo chiamano Wisney, quindi quella faccia dei furbacchioni lo chiamano anche Wisney. Ecco. Questa è anche la nostra prima uscita, viene fornita con Plasma 6 e mettono in risalto che Plasma 6, KD Plasma 6 è la novità assoluta di tutti gli ambienti grafici, cioè è la novità più desiderata, quindi si parla sempre di KD Plasma 6. E ne ho parlato nell'ultimo video che ho fatto. Il GNOME è versione 45, poi e invece XFCE versione sempre dunque, versione 18 se non erro. O no? Vediamo. Faccio confusione, qua informazione. Sì, è la 4.18, quindi la versione XFCE la 418, ma è una versione che si è aggiornata già qualche anno fa. Era la 416, è diventata poi la 418. E qua si possono scaricare già da DistroWatch le varie immagini del sistema operativo. Qua cosa c'è in questa pagina? Questa è la pagina principale praticamente. E qua vi dice tutte le versioni che fanno, poi c'è il PAMAC che è stato proprio sviluppato da questo team, dal team di Manjaro, da questo team che vi ho fatto vedere di Manjaro, cioè sarebbe questo qua, e ha fatto il PAMAC, che ora viene utilizzato da tante altre distribuzioni basate su Arch, quindi ha creato un programma, un'interfaccia grafica per installare e disinstallare i programmi, che è diventata veramente la base di tutte le altre derivate. Basta anche chi non se non c'è una derivata che ha appunto il PAMAC, basta digitare alcune righe di comando e installarlo tranquillamente, e c'è una cosa in più che questo team è riuscito a fare, ha migliorato praticamente l'esperienza utente per quanto riguarda la base Arch. Poi qua fanno un po' di marketing, magliettine, tutte queste cose, e poi ci sono dei computer che ho già preinstallato Manjaro,
quindi anche diciamo, riescono anche a guadagnare su inserendo diciamo, Mangiaro come base sulle ditte che mettono appunto nel loro computer, sono fuori linea, nel loro computer mettono preinstallato Mangiaro. E quindi c'è anche questo modo di andare avanti, oltre alle donazioni, insomma, anche in questo modo. Quindi sono abbastanza trasparenti, devo dire. Sembrano una banda bassotti, ma sono trasparenti. Sono una banda bassotta trasparente, molto più trasparenti di altri team che magari fanno vedere che sono onesti, però in realtà poi alla fine vi prendono un po' per i fondelli. Io la fiducia gliela do a queste facciotte così. Dopodiché vi ho fatto vedere questo, tutto quello che c'è in internet riguardo a Mangiaro e andiamo, chiudiamo e andiamo a vedere il sistema operativo interno. Io qua ci ho scritto delle cose mie praticamente, non fateci caso. Dunque, vi faccio vedere Mangiaro XFCE, ho detto versione 4.18 di XFCE. Andiamo nel terminale, andiamo a vedere come è combinato su Mangiaro. Andiamo a digitare qua, che non si digita niente, non lo so perché. Era disattivato il terminale. Dunque, e c'è qua scritto Mangiaro Linux, siamo in bash, non c'è nessun'altra cosa. Il terminale funziona con il bash. Allora, Mangiaro con il kernel Mangiaro XFCE, kernel 6.9, poi ci sono i pacchetti in Pacman, base Arch, e poi ho installato, come vedete, risultano 9 Flatpak, 9 pacchetti di Flatpak che riguardano tutte le dipendenze per quanto riguarda il scusate, KDE Live, video editor, Bash 5.2, la shell, XFCE 4.18, Windows Manager XFVM 4. E poi il tema che è sempre il Machka Dark Sea, in realtà non è dark all'inizio, è chiaro, io ho preso la versione scura, ho messo quella scura. XFCE 4 Terminal, quindi tutto preso da XFCE, un XFCE puro, ecco, non ci ho messo un terminale UX Termi o qualche altra cosa, o GNOME Terminal, ma ci ho messo tutto quello che XFCE che vi dà. Il massimo già per i fatti suoi. E poi vi devo fare vedere che vi faccio vedere. E poi abbiamo, oltre all'emulatore terminale che XFCE Terminal che avete visto, abbiamo il tuner come file manager ed è la versione 4.18 perché viene insieme a tutto XFCE perché è nativo il tuner XFCE e come vedete è abbastanza diciamo completo, non è spartano ma c'ha tutto quello che serve per essere un file manager completo. Avete il menu qua in alto dove potete fare seleziona tutti i file, cosa che potete fare istantaneamente. Copia e incolla, potete fare qualsiasi cosa da questo menu. C'è la ricerca del file, che so, ecco, mi trova già un file dove c'è come nome Samira e mi trova tutte cose. E quindi avete questo, poi questi bei colori di verde verde prato con lo scuro, per secondo me il tema massimo che si possa desiderare, quindi non ho cercato nessun altro tema in linea e in internet, non ho cercato altri temi perché già questo è quello che piace a me, quello che piace a me e non lo cambio.
Dopodiché abbiamo, vabbè, faccio vedere il pannello, dai, faccio vedere il pannello, c'è il volume tipico, scusate, XFCE con il microfono e gli altoparlanti. Come vedete io lo metto un po' al massimo perché ho la cuffia che fa pena e metto sempre il volume al massimo e il microfono al minimo perché non lo uso quasi mai. Un attimo. Sì, un attimo. Stavo dicendo, il volume lo lascio del microfono basso perché non lo uso quasi mai. Qua c'è l'orario con la data, il calendario. Si vedono abbastanza grandi per essere XFCE, quindi impostato abbastanza grande, perché di solito si vede più piccolo, quindi i font sono più grandi. E qua io ho impostato praticamente il Thunderbird perché il Thunderbird viene messo come lettore di email, ma in realtà è il Thunderbird. Ho impostato il Thunderbird dove mi dà le notifiche se ci sono nuovi messaggi. Si può fare, se ricevete un messaggio, vi esce qua praticamente. C'è l'icona, ce l'ho messo io un applet in realtà per quanto riguarda il pannello. Qua c'è l'iconcina del PAMAC che vi dà gli aggiornamenti disponibili, c'è un aggiornamento disponibile come si può notare dalla scritta che esce fuori. E poi vabbè, faccio vedere il PAMAC anche se sono fuori linea. Sicuramente mi darà errore perché non sono in linea. Comunque il PAMAC è il famoso disinstallatore di programmi. Con l'interfaccia grafica creato proprio da Manjaro. È semplicissimo, velocissimo, molto meglio del software center di altri sistemi operativi. È molto molto meglio del software center anche di GNOME. Abbiamo il Firefox, come ho fatto vedere, che è già preinstallato, quindi predefinito. Per quanto riguarda i contenuti multimediali, che per me sono la parte più importante di un sistema operativo, abbiamo AudaCious come lettore multimediale audio, quindi è fantastico come programma inserito come lettore audio multimediale. AudaCious che vi dà un'interfaccia grafica un po' alla Winamp, ricordate il vecchio Winamp, che ancora si può installare su Windows, qua vi dà le stesse sensazioni del Winamp. Se mettete praticamente se inserite una canzone qua, la vado a vedere, prendiamo qualche canzone da qua, no, non ce l'ho quella canzone, dove sono? Ah, questo è il video, allora musica, vediamo cosa c'ho. Mettiamo questo, no, non so come si ci mette, cavolo non mi ricordo più, apri file, andiamo su apri file, non mi fa drag and drop, non me lo fa, musica, facciamo invio ed ecco qua, e questa è praticamente l'interfaccia grafica, quindi drag and drop non me lo fa, cosa strana, pensavo che lo faceva. E qua vi dà i minuti, i secondi della canzone con si vede un po' il grafico dell'equalizzatore, diciamo, della canzone, di quello che sta facendo. Qua c'è il volume e vi dà anche, insomma, le informazioni della canzone, in questo caso è Black Hole Sound dei Soundgarden. Ecco, faccio un po' anche il DJ e chiudo qua la canzone. E questo secondo me è il programma più bello che c'è per quanto riguarda, è anche più utile che c'è per l'audio player. Non tutte quelle cose, insomma, con quelle finestre incredibili per sentire una canzone, però questo è quello che ci vuole. E poi abbiamo praticamente il VLC come lettore multimediale video, MPV ce l'ho messo io,
Viene con VLC, VLC audio, scusate, video, ho letto che multimediale video, mentre per l'audio era l'audio CIUS. LibreOffice già era preinstallato, se non erro, sì. LibreOffice, andiamo a vedere questo. Vediamo se era installato. No, l'ho installato io LibreOffice. LibreOffice l'ho installato io, non ero installato. Qua vedo installato il Flatpak, c'è cioè il Kend Live in Flatpak, che si fa Flatpak install flathub.org kde Kend Live, e si installa Kend Live in Flatpak. È già abilitato il Flatpak su Manjaro, non c'è bisogno di abilitare niente. E poi cosa ho fatto qua? E niente, poi ho installato il GovView che mi state vedendo qua. Questa è la storia, un po' di tutto. E poi devo fare vedere qualche cosa. Faccio vedere il Flatpak list. E praticamente queste sono tutte le dipendenze del Flatpak che si è portato praticamente il Kend Live. Tap Plugins, SVH, Mesa X, Intel, OpenH264, insomma tutte le dipendenze del KD Live, e risultano tutti in Flatpak. Va bene, io ora cerco di finire il video perché si è fatto lungo. Ovviamente non posso fare sempre gli stessi video perché faccio vedere il menu, faccio vedere l'applicazione, le cose, cerco di essere un po' più sintetico perché alla fine state vedendo il sistema operativo che è buonissimo, funziona, alla fine è un'idea per installare un sistema operativo diverso dai soliti che so, Ubuntu, Fedora e tutte queste cose. Un bel Manjaro, ve ne fregate se scadono la licenza del sito di Manjaro, insomma avete un sistema operativo punk e vi sentite un po' punk anche voi, ecco, con quelle belle facce che avete visto degli sviluppatori. Vabbè, ho fatto vedere un po' tutto, come vedete ci sono tutte le applicazioni qua, io ho scelto il full, c'è tutto. XFCE è velocissimo, sta in tutti i tipi di computer, quello ultramoderno, quello più potente, quello meno potente. È un medium come risorsa di sistema, perché praticamente vi faccio vedere pure, ho preso un'istantanea, e per quanto riguarda le risorse di sistema, forse l'ho buttato, allora istantanea, dov'è? Ah, sono andato in. L'ho messo in video. Ah, praticamente ho preso. Vediamo dov'è. Ah, ho preso praticamente quello che consuma inizialmente. Inizialmente consuma 722 MB di RAM, quindi nella media di XFCE. E poi c'era qualche altra cosa da vedere. Ah, praticamente il. Apro una cosa qualsiasi, sempre quella di prima. Abbiamo il Vievr, lo faccio vedere. Il Vievnir, non so mai dirlo. Il Vievnir è un programma che è questo qua per farvi vedere le immagini, visualizzatore di immagini. Invece del solito ristretto che si trova su XFCE c'è il Vievnir. Che con lo scrolling riesce a farvi lo zoom, cosa che non fa il ristretto, e io lo sto preferendo al ristretto, quindi hanno fatto bene a mettere VIEVIEW al posto di ristretto come visualizzatore d'immagine. Ok, va bene, ho fatto vedere anche queste cose. Allora, finisco il filmato cambiando come al solito. Facciamo un'immagine della scrivania, il wallpaper, e ci mettiamo qualche cosa di bello. Ci mettiamo questa cosa di qua, l'aurora boreale, dove praticamente c'è questo verde bellissimo, verde acqua, che è il simbolo di Manjaro. Ecco.
Saluto a tutti da Manjaro XFC, Manjaro 24 XFC, un prossimo filmato sul canale o nel canale, va bene? Dipende se l'italiano insomma, lo interpretate in modo diverso, io dico così, dico o sul o nel, e poi fate voi quello che si deve dire. Ciao ciao a tutti, un prossimo filmato, prossima recensione, qualche altra cosa. Ciao ciao a tutti. Ciao, ciao da Salvo.